Bene ragazzi, questo è un esercizio di trigonometria molto interessante perché ci permette di trovare il valore del raggio della Terra. Cioè un satellite, conoscendo a che altezza si trova dalla superficie terrestre, questo la chiamiamo H, e sapendo l'angolo che ha un nome preciso, perché si chiama angolo. Diciamo, quest'angolo qui si chiama angolo di depressione, ok? È praticamente l'angolo con cui il satellite, diciamo, vede l'orizzonte terrestre. Ecco, se noi sappiamo il valore di questi due, di queste due quantità, noi siamo in grado di trovare il raggio della Terra. E perché? Beh, perché ovviamente con questo angolo di depressione alfa è possibile andare a, visto che è tangente, una retta tangente, cosa significa? Che è possibile, disegnando questo, sapendo che una direzione radiale è sempre perpendicolare ad una direzione tangente, capire che questo è un angolo di 90 gradi, ok? E quindi praticamente è possibile andare a trovare delle quantità geometriche che in questo caso è il raggio della Terra, perché ovviamente questo vale il raggio della Terra, ma attenzione, anche questo da qui a qui è il raggio della Terra. Io vi ripeto che conosco H e conosco alfa, ve li scrivo nel senso che H e alfa si sanno quanto sono, in questo caso, cioè il satellite si trova ad un'altezza di 539,1 km e l'angolo di depressione vale 22 gradi e 47 primi. Adesso vediamo un attimo come gestire anche il concetto dei primi, perché nelle calcolatrici questo, ragazzi, non è 22 gradi, 47. Quindi occhio a come poi si mette questo angolino qui. Ma la cosa interessante soprattutto è che se io guardo questo triangolo qui, in realtà l'angolo che mi interessa non è alfa, ma è questo. Ok? Questo, come lo vado a chiamare? 90 meno alfa. Ok? Non ho voglia di fare effettivamente 90 meno questo perché facciamo finta che uno non sappia fare 90 meno 22 gradi e 47 primi, ok? Quindi lo chiamiamo 90 meno alfa. E allora io, ragazzi, sto osservando, se lo raddrizzo, un triangolo rettangolo fatto così. Questa è l'ipotenusa, perché è opposta all'angolo di 90 gradi. Il raggio della Terra è il cateto opposto a 90 meno alfa, mentre questa distanza che non conosco e probabilmente non me ne fregherà niente di conoscerla, è il cateto adiacente a 90 meno alfa. Quindi, come faccio a trovare RT? Allora, vedete che RT è un'incognita che è presente dove? Sia nel cateto opposto a 90 meno alfa, sia nell'ipotenusa, ok? Perché l'ipotenusa è quella rossa. Quindi ovviamente l'idea, visto che io ho delle informazioni per quanto riguarda il cateto opposto e delle informazioni per quanto riguarda l'ipotenusa, tra seno, coseno e tangente, dovrò utilizzare la funzione seno, ok? Perché il seno di chi? Il seno di 90 meno alfa sarà il cateto opposto diviso l'ipotenusa. Lo vado a scrivere. Il seno del mio angolo 90 meno alfa è il rapporto tra il cateto opposto, che è il raggio della Terra, diviso l'ipotenusa. Ragazzi, la furbata cos'è? Vedere che l'ipotenusa è rosso è semplicemente la somma tra il raggio della Terra e l'altezza. Quindi è il raggio della Terra più
più l'altezza. Se ci pensate, questa diventa un'equazione di primo grado in RT. RT è la mia incognita e io le altre cose le so, ma piccola furbata, uso gli angoli associati, perché 90 meno A, il seno di 90 meno alfa è il coseno di alfa. Quindi vedete che le cose di trigonometria bisogna saperle, quindi coseno di alfa è uguale ad RT fratto RT più H, qui uno avrebbe tantissima voglia di sostituire e quindi di sbagliare. E quindi come si fa, ragazzi, a trovare RT? Devo moltiplicare per RT più H, è un'equazione di primo grado. La si sa fare in prima. RT più H. Quindi qui e qui van via. Faccio le tonde, diventa il raggio della Terra per il coseno di alfa più H per il coseno di alfa vale il raggio terrestre. Se devo trovare il raggio terrestre, semplicemente sposto questa quantità di là e sposto questa quantità di là e poi raccolgo RT, cioè diventa RT per il coseno di alfa meno 1, perché RT di là diventa meno RT e lo raccolgo, uguale a meno H coseno di alfa. Allora, vado a cambiare i segni, quindi cambio segno, un pollo cambierebbe segno anche qui, ma è sbagliato, perché ovviamente vado a cambiare segno quando ho un prodotto solo a una delle quantità. Se cambiassi segno sia di qua che di là, farei meno per meno e ritorno un più, e io non ho cambiato segno. E quindi, ragazzi, il raggio terrestre quanto fa? Fa H per il coseno di alfa diviso 1 meno il coseno di alfa, ok? Quindi se io sapessi quanto fa alfa da mettere dentro la calcolatrice, sarei a posto. Come si fa? Cioè alfa, come faccio a metterlo? Questo si fa alle medie, però come faccio a mettere 22 gradi e 47 primi in scriverlo tipo 22, tac tac? Allora, ovviamente 47 primi, ok? Al massimo, sapete che 60 primi formano un grado, come 60 minuti formano un'ora, ok? Quindi semplicemente devo guardare 47 che frazione è di 60, perché quello è il massimo. E quindi alfa è 22 gradi più i 47 sessantesimi, ok? In gradi. Quindi ecco qui la furbata, perché molti avrebbero messo 22,47, ma non sono 100 primi che fanno un grado, sono 60 primi che fanno un grado un'ora. Quindi devo fare 47 diviso 60, che viene 0,78 tre periodo, che sommati a 22 viene 22,783 periodo. Questo, ragazzi, è il mio angolo da inserire lassù. H ce l'ho e niente. Allora adesso vado a mettere il valore di H, che vale 539,1 chilometri. E niente, dentro ci metto il coseno di quell'angolo lì, fratto 1 meno il coseno dello stesso angolo. Sostituiamo quindi, ragazzi, i valori, 539,1, otterrò ovviamente la quantità in chilometri, per il coseno di 22,78, e poi ci mettiamo un po' di 3, fratto 1 meno il coseno di 22,78, e poi ci mettiamo ovviamente la stessa quantità di 3 che abbiamo messo sopra, per esempio ho messo 5,3, e viene 6.370 chilometri.
Precisamente, virgola 3 chilometri. Potete andare, ragazzi, a controllare quanto vale il raggio terrestre, ma questo è un modo per prendere in giro i terrapettisti e per misurare il raggio della Terra, semplicemente avendo un satellite di cui si sa l'altezza e l'angolo sotto cui il satellite vede l'orizzonte.